In questa immagine è mostrato lo schema dell'esperimento Compton. C'è un bersaglio, per esempio, di grafite, una lamina sottile, contro la quale vengono inviati dei raggi X. I raggi X sarebbero questa onda elettromagnetica, questa radiazione di colore nero, la cui lunghezza d'onda è abbastanza stretta, è questa qua. Sono 0,7 angstrom, diciamo, questa. Poi c'è la possibilità di piazzare il rivelatore a vari angoli. Si può andare dall'angolo 0 con il rivelatore qui fino all'angolo di 180 gradi. La situazione è perfettamente simmetrica muovendo il rilevatore da quest'altra parte. Cominciamo con il rivelatore all'angolo 0. Il rivelatore in pratica è un analizzatore di onde elettromagnetiche, in pratica uno spettrometro, che è in grado di misurare la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica che incide su di lui. Ponendo il rivelatore ad angolo 0, vediamo che la radiazione elettromagnetica che incide ha la stessa lunghezza d'onda della radiazione incidente. Quindi non presenta shift Compton, cioè non presenta un aumento di lunghezza d'onda. Ponendo invece il rivelatore, per esempio, a un angolo di 30 gradi qua, il rivelatore comunque misura una radiazione che viene diffusa all'angolo 30 gradi. Infatti la radiazione incidente viene diffusa dalla sottile lamina di grafite in tutte le direzioni a tutti gli angoli, quindi non è che viene diffusa la radiazione incidente ad un angolo solo, ma a tutti gli angoli, compresi da 0 fino a 180 gradi, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Quindi il rivelatore, a qualsiasi angolo si mette, comunque lui misura una radiazione elettromagnetica che viene diffusa a tutti gli angoli. Quello che cambia ai vari angoli è il diverso allungamento della lunghezza d'onda di questa radiazione elettromagnetica diffusa. Mettiamoci per esempio a 60 gradi rispetto alla direzione incidente, quindi il rivelatore lo metto qua. Naturalmente sarebbe la stessa identica cosa se io mettessi il rivelatore a 60 gradi dalla parte inferiore, cioè qua, perché l'esperimento è perfettamente simmetrico rispetto alla direzione orizzontale lungo la quale viene inviata la radiazione incidente. All'angolo 60 gradi che cosa si misura? Una radiazione diffusa che ha una lunghezza d'onda maggiore che a 30 gradi, la quale era maggiore che a 0 gradi. A 90 gradi la radiazione diffusa ha una lunghezza d'onda ancora maggiore, a 135 gradi ancora maggiore, e la radiazione diffusa, come si vede dal disegno, ha la massima lunghezza d'onda possibile quando l'angolo di diffusione è 180 gradi, cioè viene rimbalzata all'indietro. Superato poi l'angolo di 180 gradi, la situazione diventa simmetrica. Per esempio, la radiazione diffusa a questo angolo qua è identica alla radiazione diffusa a quest'altro angolo di prima. Questo disegno è fatto in modo che la radiazione diffusa all'angolo 0 ha la stessa lunghezza d'onda della radiazione incidente, questa di colore nero, mentre invece la radiazione diffusa ai vari angoli diventa progressivamente più lunga in lunghezza d'onda. Infatti, se andiamo a guardare, per esempio, la lunghezza d'onda di questa radiazione diffusa è leggermente maggiore di questa lunghezza d'onda, che è leggermente maggiore di questa, e così via. Il motivo per cui c'è radiazione diffusa a tutti gli angoli è che la radiazione incidente porta un grandissimo numero di fotoni. Ciascuno di questi fotoni incide e urta contro un singolo elettrone della grafite e riemerge a un solo angolo. Ciascun elettrone, ciascun fotone riemerge a un angolo solo, ma siccome i fotoni sono tantissimi nella radiazione incidente, ci sono praticamente fotoni che emergono a tutti gli angoli. C'è in particolare il fotone che non interagisce con nessun elettrone e prosegue in linea retta. Questo fotone non ha urtato, quindi non ha ceduto neanche una piccola parte della sua energia e quindi ha conservato tutta la sua energia iniziale. Per questo motivo la sua frequenza, cioè la frequenza dell'onda elettromagnetica che emerge all'angolo zero, è la stessa della frequenza incidente. Invece i fotoni che emergono all'angolo, per esempio, teta uguale 30 gradi, hanno sbalzato via gli elettroni verso quest'altra direzione qua, in basso a destra, e nell'urto hanno perso un po' di energia, però quest'urto è avvenuto un po' di striscio, per così dire. Quindi i fotoni che emergono all'angolo di 30 gradi hanno ceduto una piccola parte della loro energia, quindi la frequenza di questi fotoni è leggermente diminuita. Invece i fotoni che hanno rimbalzato a un angolo, per esempio, di 135 gradi nell'urto con gli elettroni hanno ceduto molta più energia
e quindi hanno perso più frequenza. Per questo motivo la radiazione che incide a questo angolo ha una frequenza minore e quindi una lunghezza d'onda maggiore della radiazione che incide a un angolo più piccolo. Il massimo trasferimento di energia nell'urto si ha quando i fotoni rimbalzano all'indietro. Infatti in questo caso si può dimostrare che la cessione di energia all'elettrone è massima, l'elettrone viene spinto in avanti, il fotone rimbalza all'indietro e cede il massimo dell'energia che può cedere. Quindi non è che cede tutta la sua energia, però il trasferimento di energia è maggiore rispetto a quello che avviene agli altri angoli. Quindi il fotone che rimbalza all'indietro ha una frequenza minore, una lunghezza d'onda maggiore e quindi lo shift in lunghezza d'onda è più accentuato rispetto a quello che avviene agli altri angoli. In pratica dipende tutto dalla cessione di energia e di quantità di moto del fotone che urta contro l'elettrone. Ai vari angoli la cessione di energia è diversa. Più cresce l'angolo da 0 a 180 gradi, volendo anche da quest'altra parte, e più la cessione di energia del fotone all'elettrone cresce. Questo è anche abbastanza intuitivo, perché quando l'urto avviene di striscio la cessione di energia è minore, quando l'urto avviene sempre più pieno, per esempio quando il fotone rimbalza indietro addirittura a 180 gradi, è l'urto più pieno di tutti, allora la cessione di energia è massima. Ricordiamo che secondo l'elettromagnetismo classico la radiazione diffusa avrebbe dovuto avere la stessa lunghezza d'onda e la stessa frequenza a tutti gli angoli. Infatti nella fisica classica la radiazione incidente, questa di colore nero, va a far oscillare gli elettroni della grafite. Questi elettroni si comportano come delle antenne che vanno emettendo radiazione elettromagnetica, però della stessa frequenza e lunghezza d'onda con le quali sono costretti a oscillare. Quindi questa radiazione elettromagnetica doveva avere la stessa lunghezza d'onda a tutti gli angoli. Come scrive il professor Angelo Angeletti, secondo la teoria ondulatoria, quando una radiazione elettromagnetica viene diffusa da una particella carica, la radiazione diffusa ha la stessa frequenza della radiazione incidente in tutte le direzioni, cioè in tutti gli angoli teta. Invece Compton, col suo esperimento, dimostrò che la radiazione diffusa ha una frequenza minore della radiazione incidente e la diminuzione di frequenza, cioè l'aumento di lunghezza d'onda, cioè lo shift, questo è lo shift Compton, quindi l'aumento di lunghezza d'onda dipende dall'angolo di diffusione teta. Lo spostamento in lunghezza d'onda, quindi lo shift Compton, lambda primo meno lambda, dipende dall'angolo di diffusione.